Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo unboxing a tema potteriano. Ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto 7potter su Pumpling potrete acquistare tutto quello che è presente sul sito col 20% di sconto da qui all'eternità. Ragazzi, questa maglietta che indosso me l'avete chiesto in tanti a tema la casa di carta, la trovate naturalmente su Pumpling, ma come questa, tantissime altre magliette di altri fandom, come Harry Potter, Signore degli Anelli, Simpson e tantissime altre grafiche. Quindi, link in info box. Detto questo, ragazzi, un paio di settimane fa, ormai saranno passate un paio di settimane, due di voi mi hanno contattato e mi hanno chiesto un indirizzo al quale spedire delle cose. Io vi do tranquillamente un indirizzo al quale mandare le cose quando me lo chiedete in privato, non lo metto pubblico qui in info box su YouTube, ma mi appoggio ad un bar che riceve i miei pacchi, anche perché mi arrivano spesso pacchi o magari non sono presente, e mi fanno il favore di prenderli per me. Quindi, qualora qualcuno di voi volesse inviarmi una lettera, un disegno, qualsiasi cosa, chiedetemelo in privato su Instagram antonio.seria e vi darò tranquillamente un indirizzo. Detto questo, ragazzi, io direi di aprire questi due pacchi perché aspetto già da diversi giorni e non vedevo l'ora di aprirli assieme a voi. E si tratta, il primo è questo qui, me lo manda Dario Ricciardi, che io ringrazio tantissimo per il pensiero e avevo promesso che l'avrei aperto in un video ed eccomi qua. E ragazzi, sono super curioso perché io quando mi mandano le cose gli uffici stampa, nella maggior parte delle volte so già cosa contengono, molti sono miei acquisti, ma quando mi mandate voi sono sempre super curioso e super super contento, a prescindere da qualsiasi cosa possa essere contenuta nel pacco. Quindi adesso apriamo questo pacchetto qui e vediamo cosa ha voluto mandarmi Dario. Vediamo un po', abbiamo i salsicciotti con l'aria dentro che sono sempre utili e poi abbiamo, oh ok, IBS, abbiamo gli adesivi di IBS, abbiamo la carta regalo che è sempre molto utile e abbiamo anche un biglietto con scritto "Ti stimo tantissimo, Dario". Grazie mille, Dario. Per me già questo foglietto con questa frase vale più di qualsiasi altra cosa. Questo sicuramente lo conserverò assieme a tutte le lettere, a tutte le cose che mi sono arrivate in questi anni da parte vostra. Io ci tengo tantissimo. Sono tutte messe in una scatola, magari qualche volta ci farò un video, poi vedremo. E ragazzi, ho già visto cosa mi ha mandato Dario e Dario purtroppo mi conosce benissimo. Sono super contento. Mi ha regalato una cosa che non ho mai avuto il coraggio di acquistare perché non sapevo dove mettere, ma ha deciso lui per me e sono super super contento, ragazzi, bellissimo. Mi ha inviato il set Lego relativo al calice di fuoco e si tratta dello scontro tra Harry e Voldemort davanti alla tomba dei Riddle. Quindi abbiamo anche Coda Liscia, la Coppa Tre Maglie, abbiamo i Dissennatori. Ragazzi, davvero super super bello. Questo è lo scenario della sfida, dello scontro finale del calice di fuoco. Questo set l'avevo visto ed è davvero molto molto bello. L'avevo visto un po' di volte sia su Amazon, mi era apparso in diversi siti e ero sempre stato lì per acquistarlo. Come vedete alle mie spalle c'è il castello di Hogwarts di Lego, ma avendo lo spazio io li avrei acquistati tutti i set Lego di Harry Potter, quindi ragazzi, bellissimo. Grazie mille Dario, davvero grazie, grazie, grazie. Il secondo pacco invece, come vedete, porta il logo della posta, del servizio postale di Hogwarts e il logo fragile, quindi maneggiamolo con cura. Questo qui mi è stato inviato da Domenico. Domenico ha una pagina su Facebook che si chiama La Locanda del Gufo Grigio. Ho preso l'appunto perché non l'avrei mai ricordato, ho una pessima memoria. Quindi La Locanda del Gufo Grigio lo trovate su Facebook e lui è un artigiano bravissimo. Lui si occupa di bacchette, bacchette su commissione fatte in vero legno e il tutto è davvero molto molto bello perché lui cerca di capire anche la personalità di chi dovrà ricevere la bacchetta, vi farà delle domande e naturalmente sarà aperto a qualsiasi tipo di vostra esigenza e richiesta. Potrete fornire voi a lui un bozzetto, un progetto di una bacchetta che vi piacerebbe avere. Può aiutarvi lui a realizzare la bacchetta dei vostri sogni, vi manderà
i bozzetti, i progetti che dovranno essere approvati da voi. È davvero un servizio bellissimo quello che offre Domenico nella sua pagina Facebook. E ragazzi, io non ho una bacchetta in vero legno, una bacchetta fatta per me. Domenico mi aveva chiesto di, diciamo, descrivere la mia bacchetta dei sogni. Io gli ho lasciato abbastanza carta bianca e quindi sono super, super curioso di vedere cosa ha realizzato per me. Quindi andiamo immediatamente ad aprire questo pacco perché aspetto già da troppo tempo e da troppo tempo sono senza bacchetta. Quindi ragazzi, andiamo subito a scoprirlo. Ok, eccoci qui. Allora, abbiamo intanto tantissimo Scottex per evitare, presumo, che si rompesse la bacchetta in legno, visto che sarà abbastanza fragile. E vediamo cosa contiene all'interno il pacco. Io direi di partire da questo. Questo che è un certificato Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts Corvo Nero, perché mi ha chiesto quale fosse la mia casa di appartenenza ed è Corvo Nero. E poi abbiamo certificato di smistamento Corvo Nero, il vecchio e il saggio. Se siete svegli e pronti di mente, ragione e sapienza qui trova il linguaggio, che si confà a simil gente, con la presente si certifica che il signor Antonio Seria è stato smistato nella nobile casa di Corvonero, Minerva Melgranit. Molto molto bello questo certificato di smistamento, mi piace davvero tantissimo. Guardate come è fatto bene su questa carta, sul retro riporta lo stemma di Hogwarts. Qui abbiamo anche quello di Corvonero, la firma della McGonagall, della Melgranit. Quindi bello, davvero molto molto bello, mi fa molto piacere averlo. E poi, ah, ecco qui, abbiamo anche il suo bigliettino, la locanda del gufo grigio. In ogni caso troverete il link sotto in info box. Ma adesso passiamo alla bacchetta. Questo credo sia il supporto per la nostra bacchetta, quindi andiamo ad aprirlo, così avremo subito dove posizionarla. E ragazzi, come vi dicevo, mi ha spiegato che tutte le sue bacchette, tutti i suoi prodotti sono realizzati in vero legno e potrete anche scegliere tra i diversi tipi di legno disponibili nel suo laboratorio. Quindi, davvero, secondo me questi sono dei servizi molto molto belli, molto interessanti e di valore comunque, perché non si tratta di semplici bacchette in resina fatte con gli stampi, ma realizzate a mano. Ecco qui il supporto per la mia bacchetta, dove andrà a collocarsi nella mia libreria, nella mia collezione, assolutamente. E poi ecco qui la bacchetta. Ragazzi, a prova di bomba, super imballata bene, quindi andiamo ad aprirla. Spero proprio di non fare danni, ho sempre super paura. Ok, ci siamo, sono riuscito a togliere tutto. Wow, ragazzi, bellissima. Guardate quanto è figa questa bacchetta. È bellissima e abbiamo anche il cartellino che mi dice che è fatta in legno di olivo, misura 13 pollici e tre quarti, sufficientemente elastica, il nucleo è in crine di unicorno, bacchetta realizzata interamente a mano. Ragazzi, per me è fantascienza, nel senso che io avrei sempre voluto saper lavorare il legno. Mi sarebbe piaciuto davvero tantissimo, è una delle cose che più rimpiango nella mia vita, è vedere persone che sono capaci di realizzare questo e persone che mi seguono. A me, uno, mi riempie di orgoglio e due, mi riempie di invidia. Io davvero vorrei saper fare queste cose. È una bacchetta bellissima, è davvero molto molto bella. Io non vorrei neanche togliere questa parte qui, vorrei proprio lasciarla così e andiamo a posizionarla sul portabacchetta. Ecco qui, la tengo per paura che possa cadere con qualche movimento brusco, però ragazzi, guardate quanto è bella e quanto sta bene. Io non posso che ringraziare tantissimo Domenico della locanda del gufo grigio per questo regalo spettacolare. Sono andato sulla sua pagina Facebook, ho visto anche tantissime altre bacchette realizzate, quindi io vi consiglio di andare a dare un'occhiata e qualora foste interessate potete contattarlo direttamente su Messenger e mettervi in contatto con lui. Secondo me ne vale assolutamente la pena, è un pezzo da collezione da tenere
in libreria e poi è realizzato appositamente per voi. Quindi super super soddisfatto. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo e visto che non lo faccio da un po' di tempo, voglio vedere se questa bacchetta è in grado di fare il mio Lumos Maxima. Però prima di farlo voglio salutarvi, voglio ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine. Ragazzi, trovate tutti i link utili sotto l'info box. Mi raccomando, lasciate un commento, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti. E non mi resta che dire Lumos Maxima.